Sono sul piede di guerra 43 sindaci del comprensorio frentano che a Lanciano hanno illustrato le motivazioni di un'ordinanza comune per l'abbattimento dei cinghiali. La situazione non è più sostenibile, dicono in coro i primi cittadini da Altino a Gamberale, da Treglio a Palena, da Mozzagrogna a Villa Santa Maria. Siamo in piena emergenza per le colture agricole devastate da mandri di ungulati e per gli incidenti stradali che provocano sulle nostre strade già mal ridotte. Tra i più agguerriti c'è il sindaco di Torricella Pelligna, Tiziano Teti, il quale nel ruolo anche di presidente del GAL Maiella Verde conosce i danni causati alle produzioni agricole. Siamo in una situazione d'emergenza e questa deve essere gestita come tale. L'agricoltura già è in crisi per tanti problemi di mercato, quindi gli agricoltori già sono esasperati. Dei piccoli agricoltori che noi anche come GAL stiamo cercando di incentivare e di dare dei contributi affinché salvaguardiano la biodiversità del territorio e facciano impresa su questo territorio, nonostante i tanti sforzi si vedono poi praticamente devastati le proprie coltivazioni. Ci sono degli esempi importanti come per esempio il peperone dolce di Altino, che abbiamo aiutato a essere riscoperto per il progetto 10 sapori da salvare e a diventare presidio slow food. I coltivatori, che appunto produttori di questo prezioso prodotto, praticamente sono esasperati perché delle loro coltivazioni vengono devastate e non riescono appunto a fare le proprie produzioni. Ci sono delle assurdità, come per esempio gli allevatori si trovano a dover rispettare dei regolamenti per il contenimento anche delle malattie infettive, quindi per portare gli animali nei propri pascoli devono seguire tutte delle procedure particolari ad avere delle autorizzazioni. Allo stesso tempo si vedono invece passare sui propri campi delle mandrie di cinghiali, centinaia di cinghiali che passano così all'impazzata e devastando i propri raccolti. E poi c'è il problema della specie di cinghiale, che è quella caucasica migrata fino all'Appennino centrale, incrociandosi poi inevitabilmente con quella autoctona, rispetto alla quale è più grande, più resistente e maggiormente prolifica. Lo spiega il sindaco di Archi, Mario Troilo, medico veterinario e autore delle osservazioni al regolamento per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati. Per occuparsi del problema, dice il TG Max, occorrono tecnici competenti. C'è stata una migrazione spontanea attraverso le Alpi, è sceso giù, e siccome è un animale che è di mole molto grande rispetto al nostro cinghiale appenninico, che poi è una derivazione del cinghiale maremmano, è chiaro che tutti i maschi durante il periodo dell'accoppiamento sono quelli grandi, di grossa mole, che hanno molte più chance di accoppiarsi con le femmine durante il periodo dei calori. Questo ha fatto sì che la specie, la genetica quindi, si evolvesse in tal senso. E sono animali che hanno delle caratteristiche biologiche e etologiche diverse dal nostro. Il nostro vecchio cinghiale partoriva una sola volta l'anno e faceva quei 3, 4, 5 suinetti. Questo ne partorisce 2, se l'annata è estremamente favorevole, anche 3. E ne fa 7, 8, 10, anche covate da 12 per ogni volta.